Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retro computing, in particolar modo di retro riviste di informatica. Questi sono francesi. Andremo a osservare un paio di numeri di Amstrad Magazine e un paio di numeri di Micromag. Il link per scaricare queste riviste francesi di informatica lo trovate in descrizione. Di cosa andavano a parlare? Nel numero 26 del settembre 1987 i francesi parlavano di elaboratori di testo, un dossier sui joystick, migliori joystick per giocare, e poi facevano una recensione in avanti, una sbirciatina, quindi un'anticipazione sul nuovo PC Amstrad 9512, che sarebbe stato lanciato in Europa il prossimo autunno, quindi di lì a pochi mesi. Andiamo a vedere rapidamente questa rivista, che cosa parlavano brevemente. Pari con parecchia pubblicità, uno spazio di notizie, spazio software, che qui però lo chiamavano soft, poi uno spazio interamente dedicato ad Amstrad Pro, chiaramente è una rivista di Amstrad, quindi chiaramente dovevano dare spazio all'Amstrad. Poi spazio sui uno spazio di aiuti e lettere, poi alcuni listati, un dossier su un test test comparativi su 10 su 19 pardon joystick, e la guida di acquisto al trattamento di testi, quindi una serie di suggerimenti sul migliore laboratorio word processor. Nei listati il reportage appunto su una serie di cose, kit, trucchi e trucchetti. Sono circa 169 pagine. Il link per andare a scaricare praticamente questa rivista lo trovate in descrizione. Andiamo a vedere qui spazio delle notizie, pubblicità. Andiamo a vedere parecchie colorate le riviste francesi. Notizie, c'erano parecchie notizie, era tutto un fiorire il mercato. Pubblicità sull'Amstrad PC 1512, sicuramente conveniente, ci ho fatto vari podcast. Poi spazio software, qui con dei giochi, e qui il pared dei lettori, quelli forse probabilmente che avevano letto di più, o comunque non so, vedremo. Altre notizie, sempre spazio notizie, pubblicità mescolate insieme, spazio software con giochi e altre cose. Poi un Cessna su Mosca, qui raccontano quando accadde che un giovane con un Cessna andò ad atterrare sulla Piazza Rossa volando lo spazio aereo russo. Poi un altro software di gioco, altri software a tutto spiano, altro software, questa è un'avventura un po' sparsa in quella, questo è un aiuto per quanto riguarda una serie di giochi e come risolvere i giochi o comunque altre cose, avventure, un po' di fumetti comici con dei giochi, spazio aiuti e lettere con pubblicità al seguito, di nuovo recensioni di videogiochi con software, ancora giochi per della Epix e anche per CPC Amstrad 464 e chiaramente per PC, come rivista interamente dedicata all'Amstrad questa, parlavano parecchio di giochi, ma poi però parlavano anche di altro. Qui andiamo a vedere Amstrad Pro, qui una serie di informazioni di tipo professionale per i computer Amstrad, quelli di tipo PC, quindi di tipo professionale. Ecco, qui abbiamo la recensione del nuovo, una breve recensione, anticipazione del nuovo PC Amstrad 9512,
che era praticamente quasi un Amstrad PC 1512 ma con un disk driver a 3,5. Va bene, se volete lo potete andare a scaricare. Uno spazio multipla, finalmente un po' di educazioni diciamo al software, come utilizzare il multipla al meglio, come giocare diciamo i vari caratteri praticamente sullo schermo dei PC. Un po' di spazio di lettere e trucchi e trucchetti. Un articolo sul sempre Amstrad Pro sul Cortex, il cervello informatico, di pubblicità e una parecchia di pubblicità, moltissima, quindi vuol dire che era estremamente letta. Stampanti, questi accessori, vendite, non si finisce più questa pubblicità. Va bene, poi arriveremo anche altri articoli quando la pubblicità sarà finita. Qui mercatini sul dell'usato su in Francia all'epoca sul CPC 464, delle logiche per PCV, per il 1512, libri, io qui vado veloce, questa è tutta il gem. Qui uno spazio calcolatrici Casio, bello da vedere all'epoca quando com'erano offerte le calcolatrici Casio. Tenete presente i prezzi più o meno in circa 250-300 lire il cambio, quindi vi rendete conto più o meno quanto costavano l'esclusa queste robe. E poi ancora pubblicità, un'agenda per il PCV 8512. Di nuovo pubblicità e poi dovremo arrivare anche a una recensione, diceva l'articolo, di joystick qualche cosa. Spazio di programmazione sul diciamo introduttivo al Fortran con la bibliografia, trucchi e trucchetti, un po' di listati, altri listati. Era una lista a tutto tondo, c'era un sacco di cose, anche se era per Amstrad, c'erano da listati, recensioni, computer, poi di tutto. Kit, qui un progetto elettronico da fare, altri listati ancora. Oh, questo era lo spazio dedicato a una recensione galattica su quali erano i migliori joystick per giocare. E qui venivano praticamente recensiti una valanga di joystick che venivano diciamo analizzati a marea, e qui diciamo, ce n'è praticamente una caterba per vedere i vari tipi, anche per ricordare quanti ce n'erano di joystick, una caterba mescolata insieme alla pubblicità, la guida al trattamento dei testi, quindi al word processor, Allegro, Tazwell, PCP, Atelier, Filotax 2, Fracti Test. Questi erano un po' per PC, per Amstrad, sicuramente tutti per Amstrad, per software Amstrad. E poi piccoli annunci, finalmente, questi sono diciamo annunci di privati, pubblicità. E poi mi sa che fra pochino siamo arrivati alla fine di questa rivista. Un po' CPC che entrano diciamo in prigione, dare una informazione ed una educazione, nuovi progetti di vita. Questi sono reclami di picchiaduro e di videogiochi. Ok, passiamo oltre. Amstrad Magazine, febbraio 1989, andiamo a vedere di che cosa parlavano. Di fuoco volante, il joystick il più diciamo il più folle o comunque il più migliore, giochi Amstrad, un listino di
di settore con editor di settore, questi probabilmente sarà desktop publishing, vedremo. Ok, andiamo a vedere di che cosa parlavano. Nel febbraio 1989, attualità, un sondaggio dei dossier, poi abbiamo altre, diciamo, informazioni sulla programmazione, degli stati, spazio, diciamo, con i lettori, una valanga di recensioni di giochi, ne almeno penso una decina se non di più, e via, cominciamo a bomba. Il link per scaricare queste riviste francesi, se volete, lo trovate in descrizione. Spazio con i lettori, pubblicità, 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 pubblicità. Uno, un virus story, questo sarà probabilmente una specie di stato con dei programmi che venivano fatti con una sorta di antivirus casalinghi. Gioco a volontà, ossia come praticamente fuoco a volontà, giocare e sparare a tutto spiano con i vari, diciamo, joystick. Anche qui c'erano, diciamo, parlavano solamente di giochi di joystick, praticamente in massa. Anche l'altro numero era la stessa cosa, parlavano recensioni di joystick a tutto spiano. Giochi, Secret Defense, Little Blue Dream, questo è praticamente qualche cosa di programmazione, l'abbiamo qui. Dimensionamento probabilmente dei vettori, suppongo. Poi abbiamo degli stati, Sectology, anche qui un antolistato, boia, ci volevo scrivere una roba del genere, sì, mamma mia, incredibile, boia, diventarci scemi. Va bene, andiamo oltre, qui uno spazio programmi musicali, altri stati, boia, incredibili. Era forse gli conveniva più comprarli praticamente questi listati, gli conveniva più comprarli su dischetto, era meglio, che voglio dire. Altre recensioni di giochi, spazio al turbo, qui c'è praticamente un programma di un progettino elettronico, altre recensioni di giochi, come modificavano da tutte le parti i giochi, con listati tra un articolo e un altro, tra una rubrica e l'altra c'era una recensione praticamente di giochi. Qui informazioni sulla turbocata, basta, siamo arrivati alla fine, sì, siamo già arrivati alla fine, avrebbe dovuto essere Micromag, un'altra rivista francese, questa però è interamente dedicata ai videogiochi, sono circa 180 pagine praticamente di quasi tutti i videogiochi, però c'è spazio Amstrad, PC, Atari e Amiga, praticamente tutti i giochi collegati a queste quattro piattaforme. Inoltre praticamente c'aveva un dischetto allegato con cui dava praticamente 500 videogiochi gratis. Va bene, andiamo a vedere di cosa parlavano. Eccoci qua, notizie, hit parade, micro football, micro business, recensioni, anticipazioni, spazio CPC, giochi, spazio PC, spazio Atari ST. Questa era una rivista praticamente multipiattaforma, un po' come praticamente per certi versi microcomputer MSC. Sono circa 180 pagine, poi c'è anche questa parte di croniche, aiuti, spazio avventure, quindi andiamo veloci perché è tanta roba. Qui abbiamo quattro le notizie in relazione, diciamo, ai computer con le pubblicità, poi in bianco e nero. Io qui non starò tanto a commentare perché praticamente c'è un sacco di roba e quindi tra la pubblicità ce n'è veramente a montagna, e poi recensione di giochi, il link per scaricare altre riviste francesi come questa lo trovate praticamente in descrizione, qui mescolate con le notizie, parete di giochi, football, l'emulatore di spazio di sé, diciamo, del calcio sulle varie piattaforme, vari tipi di social che c'erano, erano tutti praticamente recensiti uno dietro l'altro, quindi era una rivista praticamente interamente dedicata ai videogiochi
con alcuni spazi in post, con tante piattaforme. Abbiamo visto Atari, CPC 464, ma anche PC. Qui abbiamo altre recensioni di giochi, anticipazioni, micro business, programmi per guadagnare. Questo sarà, diciamo, uno spazio con del piccolo spazio Apple. Va bene, qui giochi di test giochi per il gioco, diciamo, degli scoop volante degli alieni. E qui abbiamo, si parla appunto dei creatori che hanno fatto il gioco un po', e qui abbiamo altra pubblicità, è pieno di articoli, diciamo, presentazioni di giochi, interviste a quelli che avevano fatto il gioco, pubblicità, era tutta così, ovviamente. Comunque, se siete interessati, il link per scaricare questa rivista per gli appassionati, super appassionati di giochi del tempo, è sicuramente un'ottima fonte, perché qui ci troverete una marea di recensioni di retro giochi, dove praticamente attingere informazioni oppure andare a ricercarli per giocare e quant'altro. Qui abbiamo spazio CPC, Atari, Amiga, con tutta una catasta infinita praticamente di giochi. Qui di nuovo Atari, Amiga a tutto spiano, io vi vado veloce perché tanto è tutta così. Con tanta pubblicità, però devo dire che in proporzione come quantità di pubblicità ce n'aveva più quella dell'Amstrad Magazine. Qui sì, pubblicità c'è, è presente, è numerosa, ma a mio avviso ce n'era di più in uno spazio per fare il conto corrente. Spazio programmazione CPC, udite udite, c'era anche un articolo di programmazione, incredibile ma vero. Qui un pugettino elettronico, riprendeva in poi il format della rivista Amstrad Magazine, che poi probabilmente cambiò di nome, e questo file che l'ho trovato sotto sempre Amstrad Magazine. Va bene, qui di nuovo spazio programmazione, come non detto, vado avanti. Questa è pubblicità. Qui un listato per CPC 464. Si capisce perché per l'anno in cui questa era stata pubblicata non avessero dato i dischetti, perché ormai dopo una certa data in poi dare i listati non aveva proprio senso, cioè voglio dire, nell'86, 87, 88 tanto voleva metterci un dischetto come facevano tante riviste. Qui Atari, anche per risparmiare sulla carta, cioè voglio dire, no, inutile dare mega listati di roba che poi la gente non stava nemmeno a inserirli, dato che c'è una caterba di roba da leggere, da scrivere, scritta anche piccino, a cavarsi l'occhio, da tipo un po' di roba, tre colonne, no, erano parecchi fuori di testa, insomma, non si erano adeguati ai tempi. Gli listati potevano andare bene 82, 83, 84, 85, poi dopo, quando i programmi diventavano troppo lunghi, tanto voleva metterci il dischetto o perlomeno farli acquistare, insomma. Vabbè, io qui chiacchierò solo perché tanto è tutta pubblicità, giochi con qualche sporadica rubrica dove veniva recensito qualcosa per PC, qualche scheda video. Sono veramente compatibili PC, considerando l'epoca a volte non era proprio possibile, c'erano tanti errori. Stampante Amstrad, recensita per la stampa, niente da dire, sono altre recensioni della stampante Citizen, niente da dire. E qui venivano date le varie forme le stampanti, una serie di recensioni stampanti per vedere come stampavano le immagini e come stampavano praticamente i font. E siamo arrivati, mi sa, quasi alla fine.
fumetti. No, ancora no, via, c'è ancora roba. Pubblicità. Spazio programmazione. Librerie. Qui ho tre recensioni di libri. Un po' di spazio Amiga. Trucchetti per il workbench. Disegnare con Draw Plus. Qui spazio Amiga. Con degli stati che non avevano senso. Chiacchiere per i bimbi, avventure, come uscirne fuori, qui intervista che ha fatto l'avventure, spazio con i lettori, lettere, spazio Atari, avventure con Atari. Mi ha dato spazio attuale, 4 piattaforme Atari, Amiga e PC e anche il CPC 464 dell'Amazon. Che altri giochi? Venivano date le mappe per risolvere i giochi con le varie avventure. Interviste a un programmatore, un cantante, che è un po' cazzo sua, piccoli annunci, pubblicità e poi siamo arrivati alla fine, passiamo oltre. Ultimo numero di Micro Mag, qui sono circa 180 pagine, i giochi vietati, sesso, orrore e di pirata. Piratamento, pirati, boh, vabbè, vedremo. CPC, Atari, Amiga, PC. Questa era Micro Mag, spazio giochi per queste quattro piattaforme. Andiamo a vedere di cosa parlavano. Info sulle notizie, il business, ancora non siamo nemmeno arrivati. Ecco, CPC, notizie, spazio programmazione e poi i giochi. Atari ST, notizie, software, quello che chiamavano Logic Shell invece che software. Vabbè, è questione di intendersi. E poi rubriche di programmazione e musica, chiaramente la Atari ST aveva le prese MIDI e quant'altro. Poi praticamente una serie di concorsi, non era finito qui perché poi dopo di qua c'era spazio Amiga, notizie, recensioni software e poi giochi. PC, notizie, recensioni software e giochi, tutta così, con tutta una serie di speciali per giochi e quant'altro. Sono circa 180 pagine, andiamo velocemente perché sennò ci facciamo notte. Qui tutto uno spazio praticamente di giochi con tanta pubblicità, chiaramente anche di Atari ST. Questo è nel numero di novembre 1989, se caso mai non l'avessi detto, ma comunque è novembre 1989. E per scaricare altri link della rivista di Micro Mag in francese, il link lo trovate in descrizione. Io qui vado veloce, sono già a pagina 22, tutta una serie di recensioni di giochi, ce n'era una caterba per le quattro piattaforme e quindi niente da dire. Qui se vi interessano i giochi, siete appassionati di giochi, io vi consiglio caldamente di andare a scaricare tutte queste riviste, perché sicuramente ci troverete recensioni di giochi, tutti i retro giochi possibili, immaginabili, e sopra ci potrete fare tanti podcast per ricordare i vari giochi che c'erano per Atari, per CPC, per Amiga e per PC. E quindi indubbiamente questa è una rivista interamente dedicata ai giochi, e se siete praticamente grandi appassionati di retro games, questa è sicuramente una ottima fonte a cui attingere. È vero che è in francese, ma insomma non è, il francese non è poi così tanto difficile, o comunque ve lo potete far tradurre, o comunque ecco, non è che sia poi così complicato. Qui abbiamo giochi a tutto spiano, io vado veloce. Qui abbiamo praticamente i giochi sexy per quanto riguarda, c'erano forse gli strip poker con cartoni animati. Io qui vado veloce, altra pubblicità, siamo già a pagina 75, c'era anche un po' di listati, ma comunque qui di giochi ce n'è veramente tantissimi, anche se
come pubblicità qui sì, è vero che ce n'è, però ce n'è molto di meno a mio avviso che rispetto a quell'altra Amstrad Magazine, che ce n'era di più, era probabilmente più comprata di questa, che cercava praticamente di pescare utenti dal mondo PC, dal mondo Atari, dal mondo Amstrad, dal mondo Amiga e dal mondo Atari, quindi cercava un po' di dare, soddisfare un po' tutti, quindi era un po' come comprare una rivista, questa aveva 180 pagine, ma era un po' come comprare una rivista con dentro 5 riviste, quindi PC, Atari, Amstrad e poi Amiga, 4 riviste, 4 riviste perché poi PC e Amstrad, però c'era anche il CPC464, quindi nella, dentro il brand Amstrad c'era il CPC464 quanto il, l'Amstrad compatibile PC. Qui c'è una caterba, c'è anche articoli però di software con recensioni, una pagina 127, io vado veloce perché questa è una mazzata, se no si finisce spazio Atari, si finisce a Natale di prossimo anno, e quindi vado veloce. Pubblicità indubbiamente c'era parecchio movimento nel mercato dell'informatica nell'89 in Francia, altrimenti non avrebbero fatto una rivista così, che riprende un po' MSC, però MSC c'ha un taglio sicuramente più professionale, guardava anche con un occhio attento al business computing con recensioni di macchine. Qui invece erano gli stati, tutti questi listati, io praticamente non ha senso dare una mazzata, cioè pagine e pagine e pagine di listati, ma chi cazzo li scriveva questi listati? Io penso non avranno scritti nessuno, tanto valeva, ci mettevano un disco oppure risparmiavano le pagine, facevano la lista più corta, costava di meno e poi eventualmente ci potevano mettere la possibilità di acquistare i software praticamente per posta. Io non, sinceramente nel 1989 da listati, boh, non so, è una roba da chiodi proprio. Ecco, ci potevano mettere dei dischetti che indubbiamente, boh, comunque ce li mettevano, i francesi ce li mettevano, non so come mai. Ma in Italia penso nell'89 ci mettesse quasi più nessuno gli stati di Italia, poi lungo sì. Va bene, meno male siamo arrivati in fondo. Un po' noiosa questa rivista. Cioè poi c'aveva praticamente il dischetto, però portava anche gli stati. Vabbè, comunque, a parte questo, Micromag sono 4 riviste, abbiamo visto grande spazio ai videogiochi, anche a dei programmi, recensioni, ma soprattutto a videogiochi. Per CPC, per Atari, per Amiga e per PC. Se siete appassionati di retro gaming, io vi consiglio di andare a scaricare il link che trovate in descrizione per scaricare tonnellate e tonnellate di Micromag, dove troverete tantissime recensioni di retro gaming per CPC464, Amstrad PC, per Atari e per Amiga. Per questa puntata è tutto, un salutone, ciao, alla prossima.